abbiamo scritto una lettera alla direzione generale segnalando tutte le criticità che ci sono sia nell'ospedale civile sia complessivamente nel settore della sanità veneziana. Allora, siamo partiti da un fatto che era secondo noi molto grave e che segnala un'emergenza sempre più complessa, e cioè il taglio di posti letto. Cioè, taglio di posti letto che è avvenuto attraverso l'accorpamento di 3 unità operative, che vuol dire mettere insieme ammalacce otorino, laringoiatra, urologia, ortopedia e chirurgia. Perché questo? Perché non hanno personale infermieristico. Quindi la mancanza di personale infermieristico incide in maniera significativa su questi aspetti, che determinano che cosa? Quali sono le conseguenze? Perché uno può pensare, metto insieme, tutto sommato, non succede niente. No, ci sono quindi tanto il tipo di assistenza che è diversa, la specializzazione è diversa, e quindi il personale, non c'è possibile che un infermiere sappia fare tutto. Ci sarebbe bisogno di un infermiere che faccia per l'urologia, che faccia per l'otorino, eccetera, eccetera. Il problema è un altro, che i tempi di permanenza della gente si riducono sempre di più. Hanno bisogno di liberare i posti letto, quindi mandano a casa gente che ha bisogno ancora di assistenza. Ora, la questione emergenza si ripercuote anche su un altro settore determinante, che è il pronto soccorso. Il pronto soccorso è un altro dei settori che, per carenza di personale, la gente paga le conseguenze di tutto questo. C'è da dire in particolare che i servizi sanitari non si rivolgono solo esclusivamente ai residenti, ma si rivolgono a tutti coloro che gravitano su Venezia, al centro storico, che sono gli studenti, sono lavoratori, e poi sono quella massa enorme di turisti, sono più di 12 milioni, che ovviamente pensano di avere delle garanzie sanitarie. Tutti coloro in genere, specialmente quelli che possono spendere e vengono a Venezia, una delle prime cose che generalmente chiedono al loro procacciatore, diciamo, del viaggio, oppure che organizza il viaggio, se a Venezia vengono garantiti i servizi sanitari, eccetera, perché sono persone che o sono cardiopatiche o hanno altre patologie, hanno bisogno quindi di essere sicuramente assistiti. Non possiamo accettare che, come recentemente è avvenuto, ci siano persone che per un infarto o per altre questioni vengono meno perché non arrivano in tempo l'ambulanza. Anche qua un'altra situazione grave, deficitaria, perché manca anche qua il personale che gestisca il servizio di trasporto ammalati. Non ci sono dappertutto i salvavita, quindi i defibrillatori che dovrebbero essere utilizzati per poter salvare persone che sono in difficoltà